Notre invité, vous l'avez reconnu, sûrement. Beh, certo, eh. Inutile, direi, quasi presentare. No. Basta vederla. Dalida. Dalida. Signora, dunque, presentiamo ai nostri amici la signora Dalida, nome, cognome, quello che fa nella vita e il suo numero di telefono personale. Quello vero. Quella è la sorpresa. Questa è la sorpresa. Mais de toute façon, ça pose, pas tellement de problèmes, non? Lasciamo parlare la signora, dirà tutto lei. Allora, devo dire il nome e cognome? Quello che fa nella vita e il suo numero. Allora, Dalida, in arte, Yolanda Gigliotti. No, scusate, Yolanda Gigliotti, in arte, Dalida. Ebbene, cantante, il mio numero di telefono 606-88-35. Ecco, voilà. Perfetto, ha passato l'esame molto bene. Dunque. Si vous voulez bien, on va ouvrir le feu avec une chanson. Et apriamo, apriamo subito. Et c'est Dalida qui va commencer. C'est pas messieurs les anglais, c'est nous qui tirons oui, les premiers. C'est messieurs presque les italiens, en quelque sorte. Signori italiani. La chanson est belle, la mélodie est belle, les paroles sont intéressantes et c'est agréable à écouter. Ah, mais c'est un vrai examen que nous passons là. Eh ben, normale che sia un esame, perché... Comincia a capire un po' l'émission, la transmission, non? Voilà, en fait, l'émission c'est très simple, nous ne savons jamais rien. Ci mettiamo nei panni dei nostri amici che sono lì, sì? E loro non sanno niente, non sanno niente della gente che canta, che fa lo spettacolo, lo show business. Allora ci mettiamo nei panni loro, non chiediamo mai niente, non sappiamo niente, così facciamo le domande che sono più, penso, quelle che vogliono loro fare. Alors par exemple, il y a une demande simple, le dernier jour de repos de Dalida, c'était quand? Ecco, domanda interessante, interessantissima direi. Ebbene, era una mezza giornata, è stata ieri, perché è stata ieri. Cantavo a Saint-Marcellin, sono a 500 km da Monte Carlo. Beh. E ho dovuto farli dopo lo spettacolo per essere qui con voi stasera. Ecco, una mezza giornata. E cosa ho fatto in questa mezza giornata? In questa mezza giornata sono stata alla piscina dell'albergo, mi sono abbronzata un po'. Ha fatto dunque bagno di sole, di piscina. Adoro il sole. E poi ho cercato anche di
Ripetere un po', di provare, pardon, di provare un po' le canzoni in italiano, perché è molto difficile, per esempio, quando le canzoni si cantano in lingue diverse, da un giorno all'altro, per esempio, ecco, ciao come stai, in francese ne lui di pa, allora uno può avere, si può sbagliare nelle parole, no? Giusto, però non sbaglia in italiano, vive no. A Parigi, ma lo parla perfettamente. Les origines no, è che... A volte prima quando parlavo in francese pensavo in italiano, adesso invece quando parlo in francese, in italiano penso in francese. Mais attends Sophie, si tu veux bien, oui. j'ai pas fini de te demander. Non, j'ai pas tout demandé. Mais alors pendant cette journée de repos Dalida, qu'est-ce que Dalida a mangé? Ecco, sì, che cosa ha mangiato? Delle cose interessanti. Oh, ma allora ho mangiato tante cose, io che non mangio molto, mio Dio. Allora, sentiamo, questo menù. Quando mi sento stanca ho voglia di mangiare, è una compensazione alla stanchezza. Allora ho mangiato, appena sono arrivata alle 7:30 del mattino, ho mangiato 2 uova al piatto con delle salsicce, della brioche, dei panini, la confettura, del burro. Poi, 5 ore dopo, avevo ancora fame, ho preso un hamburger, sì, con delle patate fritte, io adoro le patate fritte. E poi con un'insalata e formaggio. E poi la sera ho mangiato proprio una giornata. E poi la sera ho mangiato, oh, è buonissimo allora, il salmone con... Biblini. No, il salmone con la frutta, là, adesso mi si scappa. Il melone. Il melone, ecco. È la prima volta della mia vita che lo mangiavo, io mai. E se buon. Salmone e melone. L'ho scoperto ieri sera. Ah, salmone con il melone, allora... Buona idea. Je vous le recommande. Sì. Poi ho mangiato una cosa più un po' più leggera, quel momento lì, un carré d'agneau, avec des haricots verts et toujours mes pommes de terre, parce que j'adore les pommes de terre, le patate. E poi un dessert, io che non mangio mai dessert, non so perché io ho mangiato ieri un dolce. Voilà, penso che ho mangiato molto. Ha mangiato come si deve. Voilà, il problema. Non è così ogni giorno. On a connaît qui mange beaucoup plus que quando ça. Quando a Parigi lei mangia italiano o francese? Ma italiano o francese? Tipo di cucina? Di più mangio più francese, perché mangio delle cose leggere, perché la pasta è buona, ma fa ingrassare, allora per la linea. Voilà, il y a un film qui se tourne aussi, qui s'est tourné sur Dalida. Oui, il y a un film qui a été tourné durant 3 ans, c'est un film, disons, c'est un documentaire, c'est un portrait de Dalida, mais pas seulement la chanteuse, aussi la femme, ce qu'elle pense, comment elle vit, et où elle est née, l'école qu'elle a appris à lire et écrire, et puis un peu des chansons, sa carrière, voilà. Et cette caméra l'a suivie même dans son école, comme elle l'a dit. Et cette école, je crois qu'elle se trouve au Caire. Sì, esatto. Al Cairo. Mi hanno seguito fino al Cairo, il paese dove sono nata, e la scuola dove ho imparato a scrivere e a leggere. Parce que je crois qu'on a la chance aussi d'avoir dans le studio, autre que Dalida, Miss Egypte, non? È stata Miss Egypte, Dalida. Ma tanti anni fa, adesso mi dimenticavo. Quelle idée d'être Miss Egypte, Dalida. Ma poi bisogna anche spiegare perché accanto c'era un'altra fotografia, no? Sì. Un po' in costume. Sì, in costume. E che dopo aver guadagnato, diciamo, Miss Egypte, ho girato per un film americano, e j'étais la doublure, come si dice in italiano? La controfigura. Ecco. La controfigura di Rita Hayworth, e c'era Omar Sharif, che adesso è una grande star anche lui, che era la controfigura del... Non so più come si chiamava l'attore, infine l'attore principale di questo film. Rita Hayworth. Chissà quelli che hanno fatto questo film sapendo che avevano queste due grandi come controfigure, si mangeranno anche le unghie. A voi. C'était la doublure di Rita Hayworth. Questa è la controfigura di Rita Hayworth. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de raison. Et ça, à 18 ans. Ça doit être une belle période quand même de revivre un peu tous ces moments-là, Dali. Non? Ah oui, absolument. Qu'est Dali? Je sais pas, parce que tout le monde m'appelle comme ça, c'est vrai?
Et pourtant je vous connaissais pas avant et ça me vient plus facilement. Ça vient naturellement. Oui. Alors c'est pour ça alors que tout le monde m'appelle Dali, hein. Je crois que... Chèque, tu m'appelles Dali. Oui, c'est notre enfant. C'est l'enfant de la famille. Oui, je crois que vous êtes aussi la marraine de Chèque, hein, en quelque sorte. Oui, mais je crois que je suis plus que sa marraine. C'est vraiment, comme j'ai dit, vraiment, elle est c'est... Ah, oh, maman, il m'appelle maman. Oh. Alors, moi, j'adore, parce que j'ai un fils qui est merveilleux. Dalida, on a parlé un petit peu de la jeunesse de Dalida. Si, abbiamo saputo tante cose. Tante cose. Et il y a une chanson qui s'appelle 18 ans, c'est ce à qui... 18 anni si chiama questa canzone. 18 anni. Sì. Sì. E la canzone è di, per la musica di Pascal Auriat e per le parole di sempre Roberto... Arnaldi. Arnaldi, sì. Très bien. Et mais les 18 ans, c'est les 18 ans de qui? Ah, ma c'est... Ah, je vais chanter la chanson, vous allez le comprendre tout de suite. Ah bon, alors... Donc... Allora sentiamo e ascoltiamo. Diciotto anni ed era lì, col volto ancora da bambino, eppure uomo. Come l'estate mi incendiò ed io guardandolo contai i miei autunni. Ho messo agli occhi un po' di blu ed i capelli un po' più giù. L'ha divertito quando è venuto incontro a me, avrei pagato non so che. Anni e stava lì, era già tutta nell'età, la sua vittoria. Perché parlare mai d'amore, diceva che parlar d'amore è vecchia storia. Mi ha detto, ho voglia di te, il suo respiro su di me. Aveva fretta, un letto improvvisato e poi tra le sue braccia mi si aprì un cielo immenso. Coi 18 anni stava lì, che lo rendevano insolente di sicurezza, e si era appena divestito. Io sconfitta li trovai la mia tristezza. Volevo dirgli resta qua, ma per fermarlo non tentai neppure un gesto. M'ha detto mica male sai, con il candor senza pietà dell'incoscienza. Bravo, bravo a Dalida, 18 anni. Grazie, grazie. Voilà. Beh, è una bella canzone. Che bella canzone. Sì, stupenda, veramente. Sono stati molto bravi i compositori, gli autori. Stupenda. Et je dois dire que l'auteur qui a fait l'adaptation italienne s'est tenu très très proche du texte français, qui était une oui. belle chose, et c'est très très agréable de pouvoir réavoir... È molto, molto vicino al testo francese. Sì, e devo dire che è una cosa molto... È più difficile di tradurre una canzone, di rispettare esattamente certo. il testo che di fare una canzone nuova con delle certo. parole nuove. È stato bravo. Io direi che è altrettanto difficile perché è un testo difficile. Sì, sì, questo, appunto. Delicato. È delicato da fare, dai, è vero. Certo. E ben bravo a Roberto. È una riuscita. Tiriamo giù il cappello a Roberto Arnaldi. Voilà. Che poi è giù. Oui, oui, en plus, et c'est le Robertino que vous connaissez. Robertino, c'est. Tiens, en parlant de Roberto, je voudrais poser une question à Dalida. On a un spécialiste en vin.
un gastronome. Vous connaissez le nostre amico Biasiol. Roberto Biasiol, qui vient de me téléphoner pour me demander de demander à Dalida. C'est long, hein. Di chiedere a Dalida. Ce que Dalida pensait du Chianti. Quello che pensa del Chianti. Io devo dire francamente che a me il vino rosso mi piace moltissimo, Allora penso del Chianti, del bene, un buon vino. Però io i vini che preferisco sono i Burgogne. Il Saint-Georges, In questo campo è diventata un po' francese. Fleury, Morgon e altri du même nom. Beh, en fait, sono i Beaujolais. Come moins bon che le Saint-Georges, il Saint-Georges, più près du Beaujolais, par là. Chacun peut avoir son vin de table. Mais je l'ai. C'est le Fleury, c'est mon vin de table. C'est bien ce que je disais. Oui, le Fleury, vin de table. Oui, c'est très bon. Beaujolais. Si, quando fa caldo, il Fleury è molto buono, bello fresco. Si può bere un po' fresco per un vino rosso. Giusto. En fait, c'est le Chianti qui l'emporte en Italie quand vous êtes en Italie, Dalida. Mi piace la vini italiani, il Valpolicella. Sì, e l'Ambrusco quando fa caldo così è buono. Un po'. Noi dobbiamo dire che da quando facciamo questa trasmissione, questo Roberto Biasiol che fa questa rubrica ogni venerdì, ci ha fatto assaggiare dei vini italiani che sono la fine del mondo. Non hai mai pensato che ci fossero tanti vini così buoni in Italia? Io una volta mi ricordo se li avevo assaggiati, avevo fatto una trasmissione a Bologna. E poi c'erano dei preti francescani che ci hanno portato dopo la trasmissione nella loro cave, non leur cave, ci hanno fatto assaggiare dei vini fantastici. Poi ogni volta con avec des saucissons, avec le saucisson. Salumeria. Et ben c'est ce fameux jour que Roberto Biasiol était à vos côtés, c'est pour ça ecco, que era, c'era questo famoso Roberto Biasiol e per quello che ci ha telefonato vedendola in trasmissione per fare la sua domanda. Una trasmissione di pensiero, perché non pensava assolutamente a lui. Il 33, 33, 30. Juste de quoi demander à Dalida si nos amis italiens vont pouvoir la voir en Italie cet été. Cet été non, parce que non, quest'estate non, perché ho dei gala in Francia, poi parto per il Medio Oriente fino alla fine del mese e poi mese di agosto prendo le vacanze. Ma da e che fate le vacanze? E che fate le vacanze? Ah, per le vacanze non faccio assolutamente niente. Ecco, sono le migliori vacanze queste. Mi piace quando uno risponde così, non faccio niente. Ne usa. Dove non fa niente? In Corsica. In Corsica. È un'idea. Io sto cercando delle idee. Ah, ma sei la benvenuta, Oh, con piacere. Grazie, Dalida. Il mese d'agosto non lavori? È un amore, è un benvenuta. Amore. Dalida. Anche Jocelyn, sicuro, Merci, Dalida. Sì. Grazie, Dalì. Une chose que je voudrais dire à nos amis, c'est que Dalida habite, on entend parler souvent de Paris, et pour Dalida, qui est devenue parisienne à part entière, habite un endroit merveilleux qui s'appelle la Butte Montmartre. Sì, abita a Parigi e notiamo che abita la Butte Montmartre, una collinetta lì dove ci sono tutti questi pittori, queste cose belle, favolose, una villa splendida, lo posso dire perché sono andata a lavorare a casa sua, non se l'è ricordata ma io lo so. Abbiamo fatto un film. È vero. E c'è per ça qu'on a mis Dalida en hauteur. Abbiamo messo Dalida sopra, per quello, per ricordare Montmartre. Questo è Montmartre di Montmartre.